La vittoria di Chiavari e il primato solitario che ne è conseguito è il modo migliore per il Pescara per superare la stanchezza e lo stress per la lunga trasferta. Dopo la giornata di riposo di ieri, quella odierna caratterizzata da piscina al mattino e lavoro sul campo di Silvi il pomeriggio, perché incombe il match di lunedì sera contro il Carpi, si aspetta un'ulteriore crescita in termini di spettatori all'Adriatico. La squadra emiliana non ha il blasone del Perugia, anche se tante sono state le sfide recenti in Serie B, ma il Pescara che a suon di risultati sta facendo riavvicinare tanti sportivi. La gara di Chiavari ha dimostrato che la squadra è compatta e granitica, ha concesso il minimo all'Entella a casa sua e ha saputo sfruttare l'episodio che è venuto dalla propria parte. Caratteristiche essenziali per poter essere una squadra che compete per il vertice, ma i margini di miglioramento ci sono, perché nella fase offensiva il Delfino può e dovrà fare di più. Contro Perugia ed Entella la squadra ha creato poco dalla cintura in su e su questo aspetto c'è da salire di livello. Non dipende solo dall'attesa di avere un Merola al 100%, in generale sarebbe importante avere maggiore spinta sulle corsie esterne e mezze ali che sappiano inserirsi e riempire l'area. E poi fa specie che questo primato sia giunto in 6 giornate nelle quali i centravanti sono sempre rimasti a secco. Insomma, c'è spazio per crescere partendo dalla solidissima base che ha creato Baldini in termini di organizzazione e di entusiasmo. Per lunedì possibile la conferma dell'intero centrocampo di Chiavari, mentre in attacco Meazzi potrebbe essere confermato, ma a destra, con il rientro di Cangiano e Vergani. Sul fronte Carpi la brutta notizia per il tecnico Serpini è l'infortunio occorso al giocatore più in forma e di talento, il trequartista Cortesi. Nel 4-3-1-2 il suo posto sarà preso da uno tra Sereni e Stanzani. In avanti ballottaggio tra Sal e l'ex Teramo Gerbi per un posto accanto a Saporetti. Direzione di gara per Niccolò Turrini di Firenze. Intanto ieri la società biancazzurra, con una nota sul sito, ha precisato che le card ottenute negli anni scorsi non sono assimilabili alla Fidelity Card che è necessaria per seguire partite giudicate a rischio dall'osservatorio come quella di Ascoli. Per cui dallo scorso 13 settembre allo store ufficiale o sul sito Ciao Tickets è possibile ottenere al prezzo di 15 euro, 10 per gli abbonati, la Pescara Calcio Card emessa con procedura che prevede la verifica dei requisiti ostativi sul richiedente. Solo i possessori della Pescara Calcio Card potranno andare in trasferta ad Ascoli, per questo la società invita a inoltrare richiesta entro il 1° di ottobre. La card dà anche diritto a sconti per acquisti nello store ufficiale.